Buonasera, benvenuti a Telerisolvo, la vostra agenzia di consulenza fiscale, amministrativa, legale, più ne ha più ne metta. Ecco, ti ho detto, lo bevo dopo, non mi, ma te gada allora, a mettere sulla mocca nel momento meno opportuno, siamo capito, il collegamento, scusate, qua. Io non lo so, scusate ragazzi. Non lo so, io qua, allora quando lo faccio ugnolo, perché lo faccio ugnolo, adesso l'ho fatto doppio. Ma non, te l'ho portato, allora io ho bisogno di risolvere questo, di telefono a noi stessi per risolvere, male, niente, è un problema. Male, ti ho detto che non lo voglio, ti ho detto che non voglio il caffè. Il caffè. Ti ho detto non lo voglio adesso, non, siamo in collegamento. Il caffè va bevuto, c'è la regola, le 3S. Ah, non lo so, non immediatamente, lo so. Gratis e accovacciati il caffè, No, dove sono le S? Vuol dire subito a scrocco e seduti. Io accovacciati. Cosa ho detto? Immediatamente. Dai. Non gratis intendo. E accovacciati. Il garrison lui. Non intendo discutere di problemi linguistici con uno di Ercolano, per cortesia. Buono. Orro. Sul caffè lo fa bene. Andiamo alla lettera, per cortesia. Buonissimo, ristretta proprio la... Ancora, vogliamo commentare la miscela? La morte anche. Sua, la morte Commentiamo sua. La miscela, tanto abbiamo tempo. La miscela. E noi paghiamo il collegamento al minuto. Dai, lesi sta lettera. Allora, scusate, questo fa un po' di folklore, giusto per farvi capire l'atmosfera che c'è a casa mia, ecco. Perché mio cognato vive con me. Certo. E qua chiudo. Scusa, perché sua sorella. Ah. Allora, ci scrive Antonia. Ciao, vivo Antonia. Vicino a una casa occupata, dice Antonia, che è diventata un centro sociale. Che rogna. Mio figlio da qualche tempo la frequenta, dice che fanno spettacoli, presentano libri, fanno cineforum e soprattutto la birra alla spina costa poco. Per cosa forza. Posso fare per farlo uscire da questa spirale perversa? Bella rogna, Antonia. Allora, ma che bella rogna, Antonia, io il mio consiglio allora. È, vai anche tu a vedere, quello è il centro sociale, è una comunità, è una terra promessa. È un mondo diverso dicendo. Dove crescere i propri pensieri. Ma cosa stai dicendo? La terra promessa. Ma cosa stai dicendo? Diverso. Stai sbagliando in pieno. Cosa vuoi parlare di pensieri tu che sei di Ercolano? Vabbè, dai, bisogna finirla con questi centri sociali. Vabbè, quello è uno spazio dove i giovani si possono ritrovare. Sì, lo so. Cosa sono i centri sociali? Liberare le loro idee. Ma cosa vuoi liberare? Esprimere allora, la loro arte. Antonia. Antonia. In questo mondo arido, consumistico, dove non c'è la libertà Antonia. Né per l'uomo maschio né dai, per la donna femmina, neanche il promiscuo. Ma che promiscuo? Il centro sociale è un centro di aggregazione. Cognato, ecco, ma sono d'accordissimo con te. Tu sfondi una porta aperta. Sfondi una porta aperta, è inutile continuare a dire le stesse robe. Finalmente, il problema dell'aggregazione è il primo punto a cui pensare, a cui rivolgersi nei confronti dei giovani. Ma un centro di aggregazione come si deve. Non può offrirti solo che birra che costa poco e magari anche cattiva. Un centro di aggregazione come si deve, a uno che gli va a vedere un cineforum, deve offrire un servizio, gli farai un cinema un po' carino. Un cinema, te gada fare una multisala oggi come oggi, a uno che va a vedere un film, gli farai un punto ristoro, a uno che beve birra, gli farai un bratwurster coi crauti o no? Ecco, per cui la soluzione è questa. Non c'è niente da fare, giù il centro sociale e su un bel centro commerciale, con negozi, servizi, parcheggi e annessi e connessi. Semplicissimo. Ma nel centro commerciale non c'è lo spazio per un confronto con gli altri attraverso una discussione costruttiva. Che ti metti a discutere, Antonia, con la cassiera, diverso. Qua, discussione costruttiva. Discuteria tutto il giorno. Noi lavora e discute, è logico. Io non so come faccia mia sorella a non finire sfinita da un uomo così. E qua chiudo sorella. Perché mi viene. La soluzione è giù il centro sociale, su un bel centro commerciale. Allora, grazie. Adesso io non lo so, prova a raccogliere le firme. No, vedi. Io non sono d'accordo. Servono firme. Le Antonia, firme. Non serve firme. I cittadini non serve niente. Non serve niente. Passa di qua in ufficio, noi abbiamo già le ruspe pronte e vedrai che combiniamo. Ce la possiamo fare. Grazie Antonia, vieni a trovarci, mio cognato è qui, anche la domenica dalle 9 a mezzogiorno. No, alle 9 della domenica dormono pure i galli. Continuate a seguirci e proporci i vostri problemi, noi ve li risolveremo. Arrivederci. State a me, a buono a tutti. Non si è capito cosa hai detto. No, è poco da. Arrivederci. Ecco. E arrivo. Sì, pronto.
Pronto, buongiorno signor Besa. Sì, sono io. Buongiorno signor Besa, sono Andrea di Telezoom. Sì. Posso parlarle di DormiZoom, la nostra nuova linea di materassi in lattice? Guardi, mi deve scusare, però io il latte non lo digerisco. Arrivederci. Allora, buonasera ancora a voi amici telespettatori, benvenuti al sondaggio Demoscopapu di oggi. Abbiamo il risultato di un sondaggio svolto su di un campione di italiani che risponde alla domanda: siete tolleranti? Come è andata, dottor Besa? Grazie, dottor Appia. Allora, alla domanda siete tolleranti, il 50% degli italiani risponde no, sono allergico ai latticini. Il 30% risponde che quando va a prostitute non guarda il colore ma lo sconto sul prodotto. E il 20% risponde, beh, per forza, il mio spacciatore è marocchino. Anche qui diversità di posizione dei nostri intervistati. Grazie, dottor Besa, grazie a voi per la vostra attenzione e a Dio piacendo, come sempre. Ci vediamo domani. A domani. Allora, cominciamo. Motore, azione. Nome? Ramiro Besa. Il nome vero? Ramiro Besa. Età? 33. Nickname? Rami 73. Hobby? Diciamo mi piace andare in vacanza. Ah, ti piace andare in vacanza? Chi è che non piace andare in vacanza? Dove sei stato? Quando? In passato? In un sacco di posti. Per esempio? Ce ne sono tanti. Dicene uno. Sono tutti belli. Uno? Sono stato a Caorle. A Caorle? A Caorle. Che vacanza è andare a Caorle? C'è il mercato del pesce il mercoledì mattina e... Vabbè, ma all'estero ci sei stato? Certamente. E dove? Sono stato a San Marino. Sì, e... Stop! Scusa, Rami, ma che razza di viaggi sono questi, scusa? Tu devi raccontare di posti, luoghi, popoli diversi, culture diverse, luoghi esotici. Questo voglio sentirsi dire le ragazze, capito? Se per la gnocca. Perché stiamo a fare qui, scusa? Dai, rifacciamo, su, quadratura. Ramiro, quindi ti piace andare in vacanza? Dove sei stato? Sono stato su un'isola. A Cipicchia, e dove? All'Elba. Perdone. Stop! Rami, qui non ci stiamo capendo. L'isola d'Elba è un esempio da raccontare. È un luogo dove ci sono popoli diversi, culture esotiche. L'isola d'Elba, dico, è un posto da raccontare, da dire per attirare le ragazze, non ho capito. Però, insomma, il suo fascino, un'isola c'è l'acqua intorno, ci sono Ho capito, ma l'isola di Pasqua c'ha fascino. Io sono andato in agosto... Dove? All'Elba. Ma che c'entra, scusa, chi se ne frega? Io non sapevo che all'isola d'Elba bisognava andarci a Pasqua. Senti, guarda, lasciamo stare le vacanze, ok? Lasciamo stare le vacanze, rifacciamo inquadratura, su, dai, veloce, ne sono stacco. Allora, Ramiro, i tuoi hobby quali sono? Diciamo che mi piace viaggiare. Ah, ti piace viaggiare? Sì, a chi è che non piace viaggiare? E cosa ti piace dei viaggi? Mi piace prendere l'aereo e partire, andare. E dove vai? Canada, Cuba, Thailandia, Australia, Brasile. Allora, scusa, stop. Allora, qua o ci pigliamo per il di dietro, non ho capito. Mezz'ora ci abbiamo messo a parlare di Caorle, dell'isola d'Elba ed eri stato in tutti questi posti. Questo che vuole sentirsi dire la ragazza che ti guarda. Capito, no? Io prima avevo chiesto quando, tu mi hai detto in passato, pensavo quando ero bambino. Guarda, parliamo di questi viaggi qui, ok? Va bene. Ma io non lo so, rifacciamo inquadratura, veloci, dai che sono stacco. Allora, Ramiro, cosa ricordi di Australia, Cuba, Thailandia, i viaggi che hai fatto? Mi ricordo le partenze, cioè l'arrivo in aeroporto, scarica le valigie, insomma, poi far le code al check-in, imbavagliare le valigie, gli scioperi, insomma, gli aeroporti. D'accordo, poi... sì, ma tra tutti questi posti, qual è quello più affascinante che ricordi? A dire la verità ce ne sono tre. Quali sono? Caorle, San Marino e l'isola d'Elba. Ma che cazzo, ma io non lo so, ma devo... Cioè, dovrebbe farsi un viaggio ogni tanto, È bella, non c'è niente da fare. Ma cos'è sta pagliacciata? Niente, l'ho trovata di là, l'ho trovata. Ma no, ma cosa...
Ma sei matto? Era di l'ho là, capito. No, era porta di allora, là. Allora la metti di là, per piacere. Ma possibile? Ma guarda che sei una cosa che io non lo so mica, eh. Oh, la schiavola... Stavo, guardala se non è bella. Non è bella. Michel, un zigger. Guarda, io... Ti piace? Mi piace. Ah, a me mi piace. Mi piace. Guarda, ogni volta che la vedo per televisione, cioè, mi si scatenano le fantasie sessuali. Guarda, non entriamo in argomento. Ti piacerebbe portartela a letto, eh? No. Come no? No. Insomma, hai parlato di fantasie sessuali, vuol dire che ti piacerebbe portartela a letto, scusa. No, non se ne parla neanche. Lei a letto deve venirci con le sue gambe. Ho la sciatica con le sue gambe, con tutto il da fare che là, visto che hai la sciatica, piano trascinati verso il salone e senti le ordinazioni dei clienti che sono lì impalati. Guarda questo qua, vai a chiedere a sto qua se... Come? Chiedigli a sto qua. Come? No, no, ho sentito, ero lì, ho sentito bene. Ha detto quella parola lì. Ha detto quella parola allora, lì. Allora, non esiste. O nero o rosso, ma non bianco.